Oh, Merry Christmas! E con che cosa siamo qui oggi? Con il calendario dell'avvento di Zalando, dite voi, ma un po' in ritardo. E perché l'ho preso non con il Cyber Monday né con il Black Friday, l'ho preso con lo sconto successivo. Non so se voi ce l'abbiate fatta. E praticamente da 118 era sceso durante il Cyber Monday a 64, mi pare, non ricordo. Comunque l'ho preso a 71 con un codice che hanno messo. Ancora non so se ci sia questo codice, però se c'è il calendario dell'avvento di Zalando, probabilmente cercheranno di finirli, no? Con qualche codice speciale. E io voglio farvelo vedere per vedere se ne valsa la pena prenderlo con questo codice. Ne sarà valsa la pena? Lo scopriremo solo aprendolo. Allora, l'ho preso anche l'anno scorso. Devo dire che quest'anno mi piace molto di più il fatto che sia colorato l'interno, perché l'anno scorso era tutto grigio con i cassettini. Quest'anno è colorato con i cassettini. Abbiate pazienza perché è disteso, quindi parto dal giorno numero 1, lo apro e poi lo richiudo. Il giorno numero 1 nel calendario dell'avvento e vai con il casino di Zalando abbiamo di Babor, molto interessante, delle ampolle concentrate Perfect Glow per appunto la pelle più asfittica, immagino. Quindi non so se conoscete questo brand, io non l'ho mai provato, però ho qualche prodotto, vi devo dire, anche profumato. Io vado sempre a vedere questa cosa. Sono 7 ampolle da 2 millilitri l'una. E questo è il primo prodotto. C'è da dire, mentre prendo il numero 2, che valeva la pena prendere il calendario solamente per il dispositivo che c'è all'interno. Non so se lo abbiate visto, qualche spoiler di Foreo. Che vale da solo tutto il calendario, in questo caso vale anche di più visto che l'ho preso a meno. Di Bobbi Brown, questo dovrebbe essere un mascara? Credo di sì. Black, beh, eh sì. Smoked Eye Mascara, quindi di Bobbi Brown. Questi sono dei marchi che andiamo a trovare ogni anno a quanto vedo nel calendario dell'avvento di Zalando. Numero 3, mamma mia, ho fatto un rumore atroce. Ah, wow, beh, questo è un marchio che non può mancare, di Rituals, The Ritual of Mer, ed è la shower gel, la schiuma per la doccia, in un bel flacone da 200 ml. Chi prende sempre le box, naturalmente non apprezza di trovare sempre gli stessi prodotti. Aspettate che questi sono insieme innamorati e li separiamo. E giusto, anzi, visto che sono le 4 e 5, le lasciamo tutti e due insieme. Però dicevo appunto: se non prendete sempre le box, vale la pena prendere ogni tanto un calendario dell'avvento per sfruttare qualcosa come questo prodotto di questo marchio bellissimo, Straskin VIP The Gold Mask Eye, che sono appunto delle è una maschera appunto per gli occhi rivitalizzante con foglie d'oro. Altro marchio molto interessante. Apro anche il 5. Dove troviamo le ciglia finte che io non uso, però il Twin Pack 105, queste super mega ciglia finte di Ardell. Quindi possiamo metterli insieme. Mettiamo il 4 e il 5. Non ricordo se no, forse era un altro il l'ordine, ma non importa. Andiamo avanti. Il numero 6 o giorno 6. Cosa ci troviamo? Che bello, come spoilerano tutti i calendari dell'avvento ogni anno per fare gli unboxing. Ma questo ce l'avevamo anche l'anno scorso nello stesso calendario, però è un prodotto ottimo. Di Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, che è il complesso riparatore nel flaconcino da 7 ml. Questo, non so se lo sapete, costa un occhio della testa. Vabbè, so, proprio un occhio no, però costa, il flacone grande costa un po'. Allora, al numero 7 o al giorno 7, io sono momentaneamente cieca perché sono tutti brillanti, eccoli qua. Il giorno 7, vediamo se cosa troviamo di Jekka o Jekka Black, le Glow Drops, delle gocce illuminanti, credo che siano, no? Sì, eccola qua, nella full size. Naturalmente, io direi prendere un calendario dell'avvento all'anno, se non vi truccate molto come me, basta e avanza. Allora, numero 8 o giorno 8. Abbiamo di Glow, Glow o Glove, c'è chi le chiama Glove, non lo so. Sono delle. Oh, che carini! Headband, bunny ears. Ah, questa l'avevo visto da qualche parte. È praticamente quella fascia con le orecchiette
da coniglio che è utile per quando facciamo la skincare, direi. Ma anche c'è anche chi la usa per truccarsi. Numero 9, eccocelo. Al numero 9 troviamo. Aspettate che non è. Mamma profuma. Dunque, di. Oddio, è scritto in greco. Io non ci crederete, ma so leggere in greco. Vabbè, comunque c'è scritto Night Brightening Sleeping Facial. Sarebbe un Lampse Protes Puttides Crema Nuctas. Una crema da notte. Nuctas, anzi, vitamina Super C. Con la vitamina C, quindi una crema da notte per dormirci, appunto, la vitamina C, D, scusatemi, il brand non becco. Ah, Corres, scusatemi, sicuramente è greco perché non credo che un altro brand scriverebbe in greco se non fosse greco. 10, numero 10. Numero 10 di Treina o Mina? Io lo chiamavo Treina, mi sa che è Mina. Mina, ragazzi, è Mina, mi sa. Vabbè, una cream eyeshadow 532 che dovrebbe essere. Aspettate, la vorrei aprire. Non riesco ad aprirla perché dovete sapere che ho la mano distrutta, ma è tipo bronzata. Ok, magari le vediamo su in là se riuscirò mai a truccarmi. Numero 11, eccocelo. Numero 11. Oh, cos'è? Mi sa che ho visto, oh, Clinique, wow, è una crema Moisture Surge idratante e da 15 ml. Number 11, numero 12, eccoci qua, è lungo ma credo che sia un pennello. Non, sì, ci ho azzeccato in pieno, è un pennello di Luvia vegano, vedete? Aspettate, oh, ce la facciamo, eccolo qua. Vegano. Numero 12, numero 13, 13, 13, 13, magari ce l'ho davanti e non lo vedo. Eccolo. Numero 13. Vedete, sono anche ben impacchettati. Ha una bella smalto rosso di Be Your Nails Inc. Oh, ce la farò? Sì. Numero 14. Ripeto, eccolo qua. Nel numero 14 troviamo quello che abbiamo detto quest'anno ci hanno riempito perché sanno che ci stanno a invecchiare di Zoaila e la pietra guascia per il massaggio. Ne abbiamo tantissime sicuramente perché ci sono state in tantissime box. Se ne avete prese, sicuramente ne avete aiuta anche voi. Poi abbiamo di Mer. Mini MAC, scusate, di Mini MAC, un MAC, un mini della MAC, un matte lipstick, eccolo qua. Numero 16 per gli amici. Dov'è? Eccolo. Numero 16, numero 16, numero 16 abbiamo di Peter Thomas Roth, un marchio bellissimo, un enzima. Una maschera enzimatica, scusatemi, alla zucca in versione mini mini. Numero 17. Numero 17, buonissima. Di Hahava, una crema per le mani con prodotti minerali. Numero 18. 18, 18, non è la barzelletta. Numero 18. Numero 18, una crema per gli occhi di Upcircle vegano, con, scusatemi, acido ialuronico, caffè e cucumber, un marchio che ho trovato anche in un altro calendario dell'avvento che in Italia non arriva attualmente, che è il calendario di Holland & Barrett, mannaggia la miseria. Oh, ed eccolo qua il prodotto per il quale vale la pena acquistare il calendario dell'avvento di Zalando, perché c'è il mega foreo, ragazze, non quelle useggette, il Luna Mini, il Mini 2. Quindi chi è appassionato di prodotti come foreo sa che questo da solo costa 99 euro, 100 euro più o meno. Poi ancora al numero 20
siamo vicini alla fine. Abbiamo di Mario Badescu Skincare uno spray facciale con aloe, erbe e acqua di rose in full size al numero 21. Scartiamo tutto, mamma mia, la confezione è fantastigliosa, non so se riuscite a vedere, difficile qui. Allora, è un professional hair care cheratina di Fito Relax, naturalmente il packaging è così scuro, che non, ecco, forse vedete ora. Quindi che cos'è? È un trattamento ristrutturante istantaneo per i capelli, quindi diciamo che è un calendario dell'avvento un po' per tutto, faccia, capelli, corpo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo, che super brand, Dipay. Dipay abbiamo quello che è un, scusatemi, un olio per la pulizia del viso con estratti di frutta in versione da 28 ml, 22, 23, 23, 23, 23, eccoci. Mamma mia, è caduto, si è suicidato. No, non voglio uscire, voglio rimanere dove sto. Invece no, sei fuori. Allora, abbiamo di Kiko Milano. Anche l'anno scorso abbiamo trovato qualcosa di Kiko. Perché non metti a fuoco? Beh, ora non vuole più mettere a fuoco questo disgraziatone. Va bene, ve lo dico cos'è. È un eyeliner Green Me. Liquido. E 24, credo che siamo arrivati alla fine. Non vuole entrare? Detto questo, non volevo uscire, ora non vuole entrare e decidite, bello mio. 24, e quindi siamo alla fine, all'ultimo prodotto. Vediamo cosa ci riserva l'ultimo prodotto. Ah, vabbè, questo c'era anche l'anno scorso, ragazze. Di Augustin Bader e The Rich Cream, la crema idratante da 15 ml. Questo prodotto ho letto parecchie volte che ci sono delle ragazze molto giovani che dicono non fa effetto. Allora, non potete parlare se non avete una certa età, dai 30 in su fa effetto, quello è un brand veramente ottimo. Quindi questo è il calendario di Zalando che ho preso per circa 70 euro e rispetto ai 118 ne è valsa la pena solamente per la casella numero 19, direi stra di sì. Se c'è qualche offerta e continuerà a scendere o ci saranno altre possibilità per prenderlo, ve lo faremo sapere nel nostro gruppo Box Addicted, dove vi consiglio di iscrivervi. E al suo interno troverete delle condivisioni di tantissimi prodotti, box in offerta, codici sconto esclusivi, codici sconto che accapariamo per prime e così via. Io vi ringrazio per avermi seguito come sempre, voglio sapere cosa ne pensate, se vi fa piacere fatemelo sapere nei commenti, vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao!